attraverso quello che è il prodotto della terra, di cui la terra è generosa, diventa in qualche modo la base su cui si stabiliscono le nostre relazioni tra gli uomini. E finalmente credo che non sia da sottovalutare il cibo che nutre il nostro corpo e lo alimenta. Nel nutrire il nostro corpo ci fa esprimere anche il nostro essere, il nostro modo di essere, il nostro sentire, il nostro pensare, il nostro modo di concepire il mondo che ci sta attorno. Non dimenticherò mai l'esperienza degli incontri che ho avuto, e più di uno, con Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, il Papa che mi ha ordinato vescovo, tra l'altro, io ne sono anche orgoglioso, che quando era a tavola cambiava faccia, cambiava natura, diventava da persona che in qualche modo faceva un po' soggezione nei momenti ufficiali, quando era a tavola era un amicone, aperto anche alle battute, a qualsiasi gesto di simpatia. Ma aveva colpito questa sua capacità di diventare più se stesso quando era come Gesù del resto con i suoi amici attorno a un tavolo per mangiare qualcosa insieme. Del resto è nell'Antico Testamento che la simbologia del banchetto diventa importante, e lo diventerà ancora di più nella tradizione cristiana, dopo che Gesù nell'ultima cena, la cena pasquale con i suoi amici: ho desiderato tanto, dice Gesù, di mangiare la Pasqua insieme con voi. Dopo quell'evento noi possiamo ancora oggi riunirci per fare Pasqua con voi. Lasciatemi concludere questo pensiero con un aneddoto molto bello. Voi forse non so se tutti lo sanno, molti di voi avranno letto forse i racconti dei Cassidim di Martin Buber. Nella tradizione ebraica non c'è la concezione di una trasmissione di una dottrina, perché uno riceva il dono della fede dai suoi genitori, ma nella famiglia c'è una tradizione di racconti che esprimono un po' tutti i contenuti della fede ebraica. E nei ghetti del nord Europa era molto, molto ricca questa letteratura, popolare, addirittura c'era una lingua apposta, l'Yiddish, che è un dialetto ebraico. E Martin Buber, un filosofo tedesco, ha avuto la pazienza di raccogliere questi racconti. Ne cito uno per dire la ricchezza di questo tipo di trasmissione di dottrina, di insegnamento. Dice che è il papà che parla ai figli, al figlio, dice che c'era un pio israelita nel ghetto di Varsavia, che era sempre stato all'onore del mondo per la sua onestà, per la sua fedeltà, faceva il ciabattino, guadagnava poco, faceva fatica a mantenere la sua famiglia, ma è riuscito comunque ad andare avanti fino alla vecchiaia, e pregava tutti i giorni. Un giorno mentre pregava ha detto: Signore, io ormai sono vicino a rendere conto della mia vita, però come tu hai visto sono sempre stato fedele a te, fammi vedere dove verrò dopo la mia morte. E in quell'occasione straordinariamente Dio gli dice: se vieni, lui fa un passo avanti e si ritrova all'inferno, con sua sorpresa, contrariamente a quello che gli avevano narrato la sua famiglia. Vede che ci sono delle tavole imbandite con suoni ben di Dio. Questi diavoli si affannavano per cercare di prendere da mangiare, di tutto c'era, non mancava niente. Avevo notato però che c'era una condizione un po' strana: avevano degli stecchini lunghi con cui caricare il cibo e portarselo alla bocca. Nella loro abilità concitata caricavano di ogni ben di Dio questi stecchini, poi gli stecchini si incrociavano, cascava tutto, nessuno riusciva a mangiare niente. Erano disperati, urlavano, bestemmiavano. Lui dice: beh, in fondo è l'inferno. Fa un passo avanti e si trova in paradiso. Dice che in paradiso, con sua grande sorpresa, ha visto la scena uguale identica a quella dell'inferno, delle tavole piene di ogni ben di Dio. E anche lì ha notato che i beati del paradiso, per potersi nutrire, avevano bisogno di usare delle stecche lunghe. Però ha scoperto il segreto dei santi.
Ciascuno di loro caricava queste stecche di un cibo gustoso e lo allungava a chi gli stava di fronte, e chi gli stava di fronte lo allungava a lui, e così tutti mangiavano, tutti erano beati. Ecco, attorno alla simbologia del banchetto si realizza questo misterioso progetto di Dio di farci vivere in paradiso. Adesso inizio quella chiacchierata che non dovrebbe essere eccessivamente lunga e che io ho preparato come potevo, una riflessione anzitutto sulla realtà che tutti conosciamo, quindi non c'è da scoprire l'acqua calda. La realtà è di fronte al problema della produzione e dello scarto del cibo, no? E lo guardiamo alla luce di quella giustizia doverosa e di quel bene comune di cui tutti siamo responsabili. La maggior parte del cibo viene dall'agricoltura e non vi nascondo che io, che vengo da un mondo di contadini, sentendo dire che c'è una ripresa dell'attenzione alla cultura della terra, mi sento quasi liberato da un peso. La maggior parte del nostro cibo viene dalla terra coltivata bene e anche dall'allevamento del bestiame. Quindi l'agricoltura ha un'importanza fondamentale per la sopravvivenza dell'umanità e anche del creato. Lo sottolinea un documento che io per esempio non conoscevo, ma nel preparare queste due idee mi è capitato sott'occhio, del Pontificio Consiglio di Giustizia e Pax, terra e cibo. Lavorando la terra, dice questo documento, gli esseri umani come individui e come gruppi custodiscono i beni ambientali e ne potenziano le virtualità intrinseche a vantaggio delle generazioni presenti e future. Mi sembra che qui ci sia il respiro ampio di una responsabilità che non guarda solo all'oggi, ma guarda anche al domani. E noi siamo tutti un po' allarmati della disattenzione che c'è oggi dominante di fronte a questa responsabilità. Perché siamo diventati schiavi, prigionieri di qualcosa che ci domina, che ci guida. Nella Sapienza ebraica, che io spesso vado a recuperare perché la trovo gustosa, anche saporita, si dice che a un cieco furono fatti gli occhi e ricominciò a vivere, a vedere, ma dice che non gli bastava, volle anche le sopracciglia. Addirittura Carlo Marx dice: l'aumento dei prodotti e delle necessità finisce col produrre appetiti raffinati, innaturali e immaginari. Abbiamo quindi capovolto la filiera dei valori, laddove noi più che come persone umane che hanno bisogno e diritto di essere alimentati, siamo vissuti come dei tubi digerenti in cui buttare materia che viene pagata saporitamente. Ed è esattamente questo il quadro che ci allarma. Nel seminario della CEI del 2014, promosso appunto dal gruppo Custodia del Creato, è stato fatto emergere che la grande produzione intensiva è il principio fornitore della grande distribuzione del cibo e causa gravi problemi alla terra e alla salute delle persone. Si può dire che non ne avevamo bisogno che ce lo dicesse, perché lo sperimentiamo sulla nostra pelle tutti i giorni. Tutti i giorni noi ci troviamo quindi a dover in qualche modo fare da spettatori a uno scempio che tra l'altro strumentalizza anche noi. L'agricoltura è diventata sempre più intensiva, una produzione intensiva. L'agricoltura è la produzione del cibo realizzata da un tipo di coltivazione che diventa di fatto la principale causa del saccheggio del territorio e impone, distruggendo le agricolture locali, delle monoculture
Io ne so qualcosa perché la maggior parte dei miei parenti nella bassa Farnese sono agricoltori e vengono costretti dal mercato a fare delle monoculture, tra l'altro prepagate addirittura, perfino se la produzione poi non dovesse rendere quello che aveva promesso di rendere. Ecco. Ora tutto questo è fornito da una grande distribuzione che in qualche modo pilota anche le nostre vite, le nostre esistenze. Tutto questo causa problemi, causa malattie, lo sappiamo, grazie a Dio abbiamo chi le combatte, ma fino a quando potrà continuare questo scontro tra chi vuole la vita e chi invece strumentalizza la vita? Chi la vita cerca di tirarla fuori dalle secche e chi invece la vuole fare seccare? Noi abbiamo il diritto dovere di tenere gli occhi aperti di fronte a questa realtà. Voi direte: ma siamo impotenti? Forse sì e forse no. E allora è bene che tutti quelli che guardano a questo straordinario mondo che è la casa in cui Dio ci ha messi a vivere, perché lui non debba soffrire della perdita dei suoi figli a causa della cattiveria dei fratelli, noi dobbiamo non darci pace, non rassegnarci. Abbiamo bisogno dunque di ritrovare l'importanza di tutto questo che costituisce una delle grandi cause. C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, ma chi è che può arrivare oggi a negare che il cambiamento del clima, certe forme di trasformazione dell'ambiente in cui noi siamo condannati a vivere, è causa proprio di questo maltrattamento che viola i diritti fondamentali di ogni creatura umana, ma aggiungo di ogni creatura. Noi tutti quindi siamo chiamati a farci responsabili di tutto questo. E come farlo? Questo è difficile, questo è difficile. Noi abbiamo il diritto dovere, anche come comunità cristiane, non soltanto come singoli individui che siamo facilmente calpestabili, ma come comunità cristiane abbiamo il dovere di impegnarci a far crescere una filiera etica di produzione e di distribuzione del cibo. Ci sono dei piccoli tentativi che noi cercheremo adesso di elencare e vanno sostenuti, perché se non sosteniamo quello che c'è, se noi non facciamo crescere il germoglio, non avremo mai la pianta. Noi abbiamo il dovere di impegnarci perché l'ambiente sia rispettato e possa custodirla la terra, perché non diventiamo causa di sprechi del cibo, perché di per sé, come dice il Papa, tutti gli uomini hanno diritto a un alimento sufficiente. Per questo è importante quindi che noi ci applichiamo a mettere in atto quello che è un po' l'insegnamento che nella Chiesa è filtrato attraverso tanti documenti, tanti, che però sono disattesi. Guardate, io mi vergogno, ma nel nostro mondo ancora oggi la grande e geniale intuizione, non dico da un punto di vista della fede soltanto perché è un magistero in cui noi crediamo, ma da un punto di vista culturale. L'enciclica Rerum Novarum non è ancora stata applicata ed è del 1897. Noi abbiamo avuto la fortuna di questo input che poteva rilanciarci, non l'abbiamo ancora applicato. Ci sono dei capitoli che oggi sembrano emergere, venire a galla, che là erano già scritti. Una notte io non dormivo dopo che è scoppiato il famoso crollo delle banche negli Stati Uniti, che siamo cascati in questa specie di fossa finanziaria con la crisi economica. Una notte che non dormivo, mi sono preso il ribizzo da dare dei documenti del Magistero della Chiesa. E ho ripescato, guardate, la 40° anno, che è un'enciclica a 40 anni dalla pubblicazione dell'enciclica di Leone XIII, della Rerum Novarum di Leone XIII. Ho
ho ripescato la pace militaris di Giovanni XXIII, che io da prete giovane avevo sgolosato perché mi sembrava un documento con un'apertura straordinaria. E poi ho preso la centesimo Salmos di Giovanni Paolo II. Purtroppo devo dire che i papi si sono copiati tra di loro, questo l'ho scoperto subito, ma mi ha fatto anche piacere. Però a partire dalla quadragesimo Salmos di Pio XI di Milano, milanese, c'è un numero ben preciso che Giovanni XXIII riprende nella Pace Militaris e anche Giovanni Paolo II, un numero preciso in cui dice qualcosa a cui io non avevo mai riflettuto, forse perché non l'avevo ancora letta per bene, però. Dice: il giorno in cui, mi pare sia il numero 60, il giorno in cui la finanza non sarà più al servizio dell'economia, crollerà tutto. Sembra la profezia. Noi abbiamo bisogno di ritrovare quindi la ricchezza di questo insegnamento. Nella stessa Evangelii Gaudium di Papa Francesco, che è il suo primo documento ufficiale, perché quello che ha fatto prima era a quattro mani con Benedetto XVI, ma nell'Evangelii Gaudium uno scrive no a un'economia dell'esclusione e della iniquità. Questa economia uccide. Questo è il linguaggio suo tipico di Papa Francesco. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre fa notizia il ripasso di due punti in borsa. Ecco, dove l'umanità scivola e si svuota della sua ricchezza. Dobbiamo fare che cosa? Dobbiamo fare un lavoro certamente a valle, perché ci sono delle situazioni di emergenza a cui bisogna dare una risposta, a cui bisogna dare una risposta immediata. Le nostre comunità, per esempio, hanno la possibilità di recuperare già oggi. Io sono rimasto sorpreso quando ho saputo che a Parma lo fanno da qualche anno, ma poi ho saputo che in realtà è possibile. Ma per esempio a Massa Carrara non si fa, non si fa. È possibile recuperare, credo che a Milano lo facciano, il cibo che resta nelle mense scolastiche e darlo da mangiare a chi non ha da mangiare. A Parma lo fanno sistematicamente ed è veramente un gesto che fa notizia, perché mette in movimento un'umanità che sta morendo. Abbiamo il diritto dovere quindi di entrare dentro questa filiera, no? Anche del recupero del cibo non utilizzato che sta per scadere nei ristoranti, nelle mense, nei supermercati, per poi distribuirlo in genere a chi ne ha bisogno. Abbiamo il diritto dovere di tornare alla sobrietà nella nostra vita, nelle nostre scelte. In questo io l'ho sempre detto, anch'io come le Scalzi mi sono trovato all'improvviso perché il vescovo di adesso mi ha detto prova a seguire questo gruppo di vegetariani, l'ho fatto, lo faccio con molta così, apertura d'animo e di cuore, perché vedo una profezia dentro di noi. Al di là dell'applicazione che poi andremo a fare o saremo capaci di fare, di quelle che sono le vostre indicazioni, i vostri indirizzi, però vedo una profezia da realizzare. Abbiamo bisogno di tornare. Una volta, quando è uscito di Veronesi, un libro sul digiuno, io ero con dei medici, con della gente, ho detto mi sta ben fatta, quando noi preti dicevamo di fare il digiuno ci ridavate dietro. Adesso lo dice il medico, voglio vedere se non lo fa. Vedete come si può arrivare ad essere perfino sciocchi, stupidi nella vita. È vero che la saggezza di una volta non aveva la validità scientifica degli studi di oggi, però c'era un nucleo di verità che noi avremmo dovuto custodire. Ecco perché dobbiamo recuperare queste possibilità. La banca etica, per esempio, io ormai non so neanche come funzioni, eppure ho avuto un amico carissimo, giovane, che per la sua preparazione straordinaria è stato presidente mondiale della banca etica. Ma la banca etica sembra avere sempre più il commercio è consolidato. Non ho mai capito perché la roba che non è raffinata lì, perché c'è il legame diretto con il produttore dei paesi non sviluppati,
E perché debba costare di più? Questo non l'ho mai capito, perché lì farebbe comodo anche una legge di mercato. Se costasse di meno se ne venderebbe di più, però mi dicono che bisogna fare così perché quelli sono poveri e hanno bisogno di prendere soldi, e così dopo la gente non compra sta roba. Però queste indicazioni sono già state, queste porte sono già state aperte, ma perché non siamo disattenti a tutto questo? Ma io vorrei aggiungere che il nostro dovere, e in questo voi siete degli esploratori, ed è per questo che noi abbiamo bisogno di voi anche nella Chiesa. Noi non soltanto a valle dobbiamo lavorare, perché quando c'è la necessità e l'urgenza, quello che c'è bisogna metterlo a disposizione. In una famiglia, quando i figli sono 4, il pezzo di pane si divide in 4, e quando sono in 10 si divide tra 10. Così si dovrebbe fare nelle nostre comunità. Ma dobbiamo lavorare a monte, a monte. Questa secondo me è la sfida della nostra epoca. Dobbiamo lavorare a monte, cioè a rimuovere le cause strutturali di queste deformazioni, e dobbiamo lavorare in questo senso molto molto di più. Io mi fermo così a citare praticamente, per poi fare un piccolo cappello di chiusura. Per quanto c'ho ancora? Ma in realtà è di 20. Beh, comunque cercherò di sorprendere, perché le pratiche breve sempre non mi do, in genere. E quindi dobbiamo organizzarci per lavorare a monte. Voi pensate che 1.800.000.000 di cristiani nel mondo, se fossero coordinati, non potrebbero influire anche su questi problemi? Purtroppo però noi abbiamo un sacco di gente che ruba anche in Italia, e sono stati battezzati e cresciuti. Lì lo Spirito Santo o è andato in pensione. È triste dover constatare tutto questo, però questa è anche una lezione, che quando uno fa quello che gli si chiede di fare per poi non viverlo, è una minaccia, è una minaccia. Non ci si è passati sopra, come l'acqua che scorre sui ciottoli del torrente. Noi abbiamo addirittura subito una trasformazione malsana, riducendoci alla dottrina cristiana. Basta che uno sia d'accordo con quello che dice il Papa ed è un buon cristiano. Chi l'ha detto? È un buon cristiano chi vive il Vangelo. Ma chi lo vive? Non chi è d'accordo con tutto quello che dice il Papa. Vedete come ci sono diversi settori in cui il nostro impegno può diventare molto e molto più incisivo. Però pian pianino bisogna che creiamo le strutture adatte per poter ottenere questi effetti. Ma intanto possiamo dirci tra noi, con un po' di spudoratezza, anzitutto informiamoci, aiutiamoci ad essere informati su queste situazioni allarmanti e deformanti. Informiamoci. Conoscere i documenti del Magistero, per esempio, secondo me potrebbe essere già una pista utile, che costa anche poco. Costa anche poco. I primi a non conoscerli siamo proprio noi, forse perché a noi ci arrivano tutti e allora abbiamo l'impressione di essere un po' affogati nella carta, ma i laici oggi dovrebbero aver sete di queste informazioni, che dovrebbero essere un tantino più veritiere, documenti del Magistero che segnalano queste gravi ingiustizie, di cui siamo in parte responsabili, se non altro per l'indifferenza colpevole. Possono veramente esprimere quelle che sono le loro convinzioni e magari anche documentarcele, no? Io ricordo, citando sempre Papa Giovanni Paolo II, proprio un pranzo a Bruxelles, eravamo in un pranzo, e lui tornava dal Burkina Faso, e dove la popolazione è quasi al 100% musulmana. Poverissima, è una delle nazioni più povere del mondo. Tornava di lì e uscì a tavola il discorso dell'Islam. Ma allora non era scoppiato il pandemonio che è scoppiato adesso, ecco. E ricordo che lui disse, ma lo disse con convinzione, che lui si fidava molto di delle piccole elite di intellettuali musulmani,
che erano alla ricerca di far sperimentare anche al mondo islamico quello che è stato l'umanesimo per loro, che loro, il Rinascimento, quello che loro non hanno vissuto, d'accordo? E dice, e noi dobbiamo favorire quelli, perché questi riusciranno con il loro linguaggio a trasmetterlo poi alle masse, perché senza abbandonare la loro fede religiosa, ma recuperando questa esperienza culturale, possono stabilire un dialogo con noi alla pari, cioè armonico, armonioso. Dopo poco scoppia la guerra di Saddam, non sto a discutere se aveva ragione, se aveva torto, poi il risultato di quello che hanno portato all'ONU è il risultato falso, ma insomma, ricordo Giovanni Paolo II quanto era contro questa decisione di Bush. Addirittura l'ho invitato in Vaticano e mi dicono che viene a detto di tutti i colori. Perché lui diceva, così facendo, tu distruggi quel po' di vitalità che potrebbe domani germogliare in un'esperienza nuova. Tu fai arretrare una cultura a delle origini che non rispondono più al mondo di oggi. Noi abbiamo quindi bisogno di favorire tutto questo, ma poi quello che io credo si debba fare, non sarà facile, è che noi dobbiamo imparare a conoscere e a vivere la dimensione comunitaria del nostro essere cristiani, vivere insieme la nostra fede. Finché saremo dei singoli individui ben pensanti, probabilmente l'effetto sarà minimo. Quando noi diventassimo delle comunità cristiane, dove è facile, più facile accorgersi che ci sono delle alternative già in atto a partire dal nostro territorio, perché le cose cambiano, dove è possibile soprattutto creare un atteggiamento di rispetto, di giustizia comunitaria, sociale tra di noi, dove noi anche possiamo valorizzare quelli che sono gli strumenti di volontariato e anche gli strumenti di distribuzione dei beni. Consentitemi di ricordare un'esperienza mia personale. Ero ragazzo durante la guerra, nella bassa Parmense, vicino al Tocqui, vicino al Cremonese. La nostra zona per qualche chilometro risentiva della mentalità della Lombardia. Noi avevamo l'oratorio parrocchiale, mio fratello era il parroco, aveva 20 anni più di me, io avevo 6 anni, lui ne aveva 26. L'oratorio parrocchiale, avevamo la mensa dei poveri in canonica. C'erano i vecchi che venivano lì a mangiare tutti i giorni. Mia madre faceva da mangiare per noi, famiglia, preti e per loro. E quando qualcuno veniva a mancare, allora naturalmente il paese adesso ha 5.000 abitanti, allora ne aveva 1.500. Quindi c'erano anche dimensioni diverse, però quando un vecchio non veniva a mangiare, si andava a casa sua in bicicletta, io, mia sorella o qualche ragazzo dell'oratorio, con il pentolino, con la minestra calda, per vedere come stava. Riuscire a recuperare queste esperienze, naturalmente adattate al nostro tempo. Ecco, noi quindi abbiamo degli impegni grossi, ma finisco perché mi pare che la nostra vera forza ci viene da altrove, finisco con l'ideale, perché noi non possiamo inventarlo il futuro. Noi siamo il frutto di un amore grande che ha già pensato a noi per il nostro futuro, e l'ideale, la realtà è quella che abbiamo detto, l'ideale è l'Eucaristia. Noi dobbiamo ritrovare lì il fondamento del nostro volerci bene tra di noi, del nostro espandere questo amore attorno a noi. Il banchetto dell'Eucaristia ci rivela chi è Dio. E se noi nella fede recuperiamo l'immagine del Dio vero, noi sentiremo il dovere, non il bisogno soltanto, ma il dovere di non contrastare.
Dobbiamo recuperare anche la ricchezza di questo mistero. Ci rivela un Dio che non soltanto ci ospita come a un banchetto perché possiamo sentirci fratelli tra di noi, ma Lui stesso si fa mangiare da noi, dando quindi alla condivisione quella dimensione che manca nella logica razionale. Cioè che io mi metto al tuo servizio per darti quello che tu non ti puoi dare da solo, mettendo qualcosa di me come dono. Questa è la rivelazione dell'Eucaristia, un banchetto messianico, perché Gesù nell'ultima cena ha donato se stesso ai suoi apostoli, dicendo: fate questo in memoria di me. Ecco, per questo il Concilio Vaticano II considera l'Eucaristia fonte e culmine per la vita concreta della comunità cristiana. Noi dobbiamo recuperare la ricchezza di tutto questo per non cadere nell'assistenzialismo, perché noi siamo arrivati al punto, e non so, qui in Lombardia non credo e non conosco la situazione, ma in Toscana abbiamo fatto comodo anche come chiesa, e noi siamo osannati quando facciamo comodo e perché facciamo comodo, salvo poi a tirar via tutto al momento giusto. Vedete? L'assistenzialismo non è la nostra vocazione. La nostra vocazione è che la risurrezione possa continuare a svilupparsi nella trasformazione del mondo. Questa è la nostra vocazione. Gesù, cioè in un Vangelo apocrifo, Gesù il Messia non portava con sé che un pettine e una brocca. Una volta vide un uomo che si pettinava la barba con le dita e gettò via il pettine. Un'altra volta vide un uomo che beveva con le mani da un ruscello e gettò via anche la bocca. Se il cristiano, che pure ha il dovere, noi non stiamo qui a fare del pauperismo, perché c'è bisogno di mezzi, di strumenti, anche perché si possa lavorare meglio nel nostro mondo, però dobbiamo avere questo cuore aperto, dilatato. Penso a Candia, milanese, che a un certo punto vende tutto e va a fare un bel rosario e vive tutta la sua vita al servizio di questi poveri. Ecco, noi abbiamo dunque il dovere di fare tutto questo. Purtroppo, finisco con una battuta. Un vescovo che io ho stimato tantissimo e a cui ho voluto molto bene, un uomo di grande cultura e anche intelligente, ma soprattutto di grande fede, a Blondi, il signor Blondi, il vescovo di Livorno. A Livorno, voi sapete, c'è un radicalismo che alle volte diventa pesante anche per la vita cristiana. Un giorno si presenta un giornalista da lui e gli dice: quanti di vorresti vanno a messa la domenica? E lui umilmente dice: ma il 10%, 12%. Allora il giornalista, un po' petulante, provocatorio, gli dice: monsignore, ma allora lei sarà preoccupato del 90% dei livornesi che non vanno mai a messa la domenica? Lui dice: sì, altro che essere preoccupato, però non ti nascondo che sono altrettanto preoccupato di quel 10% che ci va e torna fuori uguale come prima. O noi ci focalizziamo sul mistero di Dio, o anche noi rischiamo poi tutto sommato di fare il bene se ci serve, se ci fa comodo, se ci è utile. Bene, io ringrazio Monsignor Mini per questo intervento e queste parole, queste riflessioni.